Per noi è importante essere qua oggi. Saluto innanzitutto Flavio Tosi, saluto Tony Darè, Gianluca Posocco, saluto Tony Miatto, sindaco di Vittorio Veneto. Ciao Tony. Ciao. Devo dire che il rapporto con Emiliano Vittorio Veneto negli anni è migliorato tantissimo, anche grazie all'apporto di Tony e tanti progetti che abbiamo messo in capo assieme, ed è per quello che siamo qua oggi, perché riteniamo che sia stato 5 anni importanti, quelli di Tony Miatto, e 5 anni importanti anche per Gianluca. Gianluca ha fatto 5 anni vice sindaco di Vittorio Veneto, è candidato che da subito tutti avevano individuato come miglior candidato per proseguire la strada di Tony e per dare a Vittorio Veneto un ulteriore rilancio e una centralità baricentrica rispetto alla provincia di Treviso e l'unione con quella di Belluno. Ci dispiace per quello che è successo, ma diciamo che noi abbiamo continuato sulla stessa strada, una strada di amicizia, una strada di coerenza, una strada nella quale Forza Italia è tornata baricentrica, perché devo dire che questo progetto nuovo qui che ci abbiamo a lanciare oggi è un progetto che vede, che può essere un precursore di tante cose per il futuro. Per cui un progetto anche di amicizia, perché con Tony c'è un'amicizia che dura da tanti anni, e ripeto, un progetto che si fonda anche su ciò che stavamo mettendo in piedi insieme nei mesi scorsi insieme a Gianluca per un programma importante. Noi riteniamo sempre che i programmi di uomini facciano la differenza. Il programma che con Gianluca si stava mettendo insieme a tutto il centrodestra era un programma fondamentale. Noi abbiamo continuato, ripeto, su questa strada di coerenza, appoggiando Gianluca anche in questa divisione, ma ripeto, non voglio parlare degli altri, voglio parlare di noi. Una bella coalizione, una coalizione importante che vede non solo Gianluca, ma vede anche un'altra parte importante della giunta, e vedo, saluto anche Antonella, che vedo più presente, e anche Antonella Caldart. La Caldart purtroppo si ha problemi e non può essere qua, però so, ci siamo visti nei giorni scorsi, è un aiuto importante. Vedo la Uliana qui presente, saluto anche lei. E, insomma, un progetto, ripeto, chiudo qua, un progetto ambizioso, ma un progetto in cui crediamo profondamente. Gianluca è riuscito a mettere in piedi una squadra importante che ci sveglierà magari nei prossimi giorni. Noi corriamo con il simbolo di Forza Italia, con un partito che ha visto un presidente del Consiglio, e non vedo adesso Paolo Sant'Antonio, ma l'ho visto qua prima, che per 5 anni ha fatto molto bene. Due persone importanti della segreteria provinciale, che sono Mirko Capo dell'Orto, che vedo qua davanti a me, e Giuseppe Maso, che sono ecco qua. Per cui una Forza Italia che in questi anni è cresciuta molto, Vittorio Veneto, che si lancia verso questa nuova avventura con una lista importante. Non ho altro da aggiungere, ci crediamo. Gianluca, da domani dobbiamo correre, però faccia a terra, perché è una corsa importante. D'altronde è il comune, io ritengo, più importante, anche se numericamente adesso, insomma, siete insieme a Mogliano, due comuni più importanti che vanno al voto in provincia di Treviso, ma per noi Vittorio Veneto anche strategicamente è stata sempre una città che ha un rilievo superiore a quello del proprio numero di abitanti, perché ha un bacino di utenza che va oltre i 100.000 abitanti. Quindi grazie veramente e buon lavoro a tutti. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, mi scuso per il lievissimo ritardo con il quale iniziamo questa conferenza stampa. Ci fa piacere sostenere Gianluca, perché è sempre stato, come ricordava Fabio, è sempre stato il candidato del centrodestra unitario per Vittorio, e quindi è normale sostenere Gianluca, perché questa è sempre stata la scelta, ma per continuità amministrativa. Insomma, alla fine, come sapete, in generale sempre alle amministrative comunali in particolare contano le persone, il loro radicamento, la loro capacità di governo. E quindi Gianluca e la sua squadra, quindi guardo anche Tony, rappresentano la buona amministrazione di Vittorio. E quindi mi pareva normale continuare con questo tipo di scelta e di percorso. Ovvio che il centrodestra, abbiamo visto che non è unito in questa corsa, ma siamo convinti che l'elettorato di centrodestra si riconosce in Gianluca e in questa coalizione, perché è normale che sia così, ripeto, per quello che hanno rappresentato e rappresentano per Vittorio Veneto. Ovvio che mi fa piacere essere qui con Tony in conferenza stampa. Io l'avrei visto bene anche come candidato sindaco, vi devo dire che lo preferirei come candidato all'Europeo per questo simbolo, poi lui non so se accetterà, però a me non dispiacerebbe affatto, fuori di battuta, ma non è una battuta, dico, mi fa piacere essere qua con Tony, perché poi, come si diceva prima, le persone, i rapporti personali sono quelli che durano nel tempo e cementano delle amicizie,
e quindi mi fa insomma particolarmente piacere essere qui a Vittorio con lui, con Gianluca e con l'altro sindaco, perché Fabio è sindaco pure lui, io sono un ex come Antonio, e quindi insomma fra amministratori, fra buoni amministratori, credo che sia facile lavorare assieme. La squadra appunto è fatta dalle nostre liste, più appunto la componente civica, quindi ben radicata in questa comunità, e quindi abbiamo i migliori auspici, bisogna essere scaramantici, sono i migliori auspici perché la buona amministrazione continui a governare Vittorio attraverso Gianluca. In bocca al lupo. Buongiorno a tutti, grazie Flavio, grazie ancora per l'invito alle europee. Come Forza Italia, ma sono qua sotto qui, davanti a questa bandiera che rappresenta la Lega Veneta, la Lega Nord. In altre circostanze c'è un'altra Lega, c'è la Lega Salvini, vice premier Ponte di Messina, che non mi appartiene più, fortunatamente. Grazie. Sono qua per proporre un candidato che era stato proposto e pensato 5 anni fa, quando Antonio Meato, che saluto, aveva accettato di fare il sindaco, e aveva accettato dicendo: io farò un solo mandato. Quindi abbiamo pensato a una figura che potesse raccogliere quelle che erano le sue, diciamo, la sua eredità, la nostra eredità. Abbiamo pensato a Gianluca Fosocco, per il semplice motivo che, avendo fatto 5 anni in opposizione, era la persona ideale per poter partire. Ha fatto il vice sindaco e quindi ha portato quindi 10 anni di amministrazione insieme. Questo vuol dire che la persona che noi proponiamo all'elettorato vittoriese è una persona preparata, che ha già 10 anni di esperienza, soprattutto è un quarantenne, qualcuno ne ha qualcuno di più, ed era giusto passare la mano, perché la bravura di un'impresa, di una anche politica come la nostra, è giusto dare il giusto risalto largo ai giovani, e qua ne abbiamo uno giovane e con esperienza. Questa è stata la nostra scelta, era una scelta che era condivisa anche all'interno della mia formazione politica, ma a settembre qualcuno ha pensato bene di fare altri nomi, di fare altre idee balzane, strane, che poi alla fine non si sono concretizzate. Noi abbiamo continuato con Gianluca Fosocco, ed è la persona che noi proponiamo al nostro elettorato vittoriese. Lo proponiamo, ripeto, perché persona capace, coerente, ha soprattutto avuto un dialogo aperto e costruttivo con tutte le associazioni, col mondo delle associazioni. Io non parlo degli altri, perché ho degli altri concorrenti, qualcuno mi ha definito Peppone Baffone, lo ringrazio, perché Peppone è stata una colonna importante del cinema italiano, quindi sono onorato anche di questo. Siamo qua per portare avanti un progetto, un programma a medio e lungo termine. Non è facile amministrare, sappiamo tutti, non è facile, perché i soldi sono sempre meno, però dei soldi bisogna fare di necessità virtù, e i soldi non vanno spesi ma vanno investiti. Qua abbiamo una persona giusta per fare questo. Grazie a tutti, passo la parola a Gianluca. Buongiorno e benvenuti a tutti. Io sono qui, sono abbastanza emozionato, e intanto non do per scontato che tutti mi conoscano, quindi io sono Gianluca Fosocco. Ho quasi 48 anni, quindi non tanto giovane come dice Tony, però ho quasi 48 anni. No, sei giovanissimo, sono nato, ho studiato, vivo e lavoro a Vittorio Veneto, che è la mia città, la mia meravigliosa città. Dopo varie vicissitudini politiche, che a voi tutte note, ho deciso di candidarmi a sindaco con un gruppo di persone competenti, professionali, equilibrate, che hanno anche la capacità di ascoltare idee diverse, ma tutte hanno un obiettivo comune, che è il bene di Vittorio Veneto. Permettetemi intanto di fare dei ringraziamenti, in primis a Tony.
Giovanni è una persona che ha dei valori straordinari, una persona importante, è una persona che da sempre mi aveva indicato da settembre come possibile candidato sindaco, una persona che vede anche nei giovani la possibilità di fare politica, di portare dentro nuova forza, nuove idee e nuovi sogni. Grazie Tony, perché veramente sei stata una persona per me, mi hai cresciuto da piccolo e guarda, ti sei dimostrato una persona di una coerenza e di quei valori che non sono così comuni. Ringrazio gli amici di Forza Italia, grazie per aver intrapreso insieme questa avventura, non era scontato, ma ne sono veramente felice. Sindaco, grazie per questi anni insieme. Di tante cose che mi ha insegnato è saper ascoltare tutti, dai colleghi ai collaboratori, alle persone e anche agli avversari politici. Due grandi donne, Antonella Oviana e Antonella Paldar. Ho lavorato 5 anni con due grandi donne. Antonella Oviana, che è qui, che mi ha insegnato che la cultura non ha bandiere, che l'arte è libera e Vittorio ha tanto da dare a tutta Italia col nostro patrimonio storico artistico. Antonella Cadar, che purtroppo non è qui per motivi familiari importanti, sì, e che mi ha fatto scoprire il mondo del sociale, il mondo dei più fragili, me l'ha fatto conoscere e mi ha anche fatto vedere cosa c'è dietro questo mondo, tutto il mondo degli educatori, delle persone che si adoperano per il prossimo, soprattutto delle donne che si adoperano per il prossimo. E grazie alle altre persone che vedrete poi nelle altre liste, che come avete capito sarà un gruppo di persone moderate e quindi avremo anche i ragazzi con me e i ragazzi di Azione e altre figure che ringrazio qui presenti, vi saluto, e altre figure del mondo civico cittadino. In questi anni abbiamo fatto cose importanti, ma soprattutto sono state gettate le basi per il futuro, con progetti che vedremo tutti insieme. In qualche settore qualcosa non ha funzionato per una mancanza di volontà e lungimiranza, diciamo così. Io sono qui per dare energia, per far partire tante cose e soprattutto far tesoro anche degli errori che abbiamo fatto. Potrei fare due indicazioni sul programma che vogliamo portare avanti. Villa Papadopoli la prenderemo per mano, non sarà solo un lavoro che riusciremo a fare con un'amministrazione, ma ci vogliono più anni. La nostra intenzione è finalmente di ridare alla città questa magnifica villa, mettendoci anche la biblioteca, che come sappiamo tutti sta scoppiando, ma identificare questa grande villa come un centro culturale a servizio della città. C'è la cultura che poi con l'archeologico, che dobbiamo completare, andrà ancora a crescere, insomma, il patrimonio culturale della città crescerà ancora. Il riordino urbanistico della città, col piano degli interventi, la creazione dei crediti urbanistici, esempio, come la volontà di dare un contributo a chi vuole abbattere degli immobili che non servono, che sono vecchi, che stanno cadendo perché non vogliono essere ristrutturati. Diamo un contributo per questi vengano abbattuti, la creazione dei crediti edilizi, purché in quell'area rimanga sempre verde. Come amministrazione andremo a demolire la Cosmo, per dirvi. La Cosmo qui in centro, creeremo un'area verde al posto della Cosmo. L'idea della città nella città, area industriale, più di 130 imprese, 6.000 persone che ogni giorno si recano al lavoro. Un'area, una città nella città, che ha bisogno di servizi,
ha bisogno di servizi, ha bisogno di viabilità, ha bisogno di dignità, ha bisogno di partnership con le imprese che veramente sono leader mondiali. Attenzione all'ospedale, l'ospedale di Vittorio Veneto, tanta attenzione perché abbiamo l'impressione che qualcosa non torni all'interno dell'ospedale di Vittorio Veneto e dobbiamo difendere il nostro ospedale. Poi certo l'istituzione dell'assessorato terzo settore, l'attenzione per le manifestazioni che abbiamo già iniziato a fare. Vittorio Veneto avete visto grazie alla collaborazione con i consiglieri, vedo Gianni Rasera qui in primis, ha cominciato a vivere, ma le manifestazioni di tutti i tipi, siano esse culturali, turistiche, sportive, è una città viva che galoppa. La sicurezza nella viabilità, abbiamo tre provinciali da sistemare con già dei progetti pronti: Longhere, Pozzuolo, Capesica con via del Bersagliere, via Isonzo, San Giacomo. Il progetto della videosorveglianza. Sì, senz'altro, poi mi fermo al discorso dell'ordine di una città ordinata. Premetto, io ho detto che non sono un sindaco che viene per tappare le buche. Perché? Perché è scontato che lo si debba fare, ok? Certamente abbiamo avuto dei problemi, so quali sono stati i problemi e so benissimo come fare a risolverli perché la città sia più ordinata. Ma se sarò sindaco, sarò un sindaco che guarda il futuro, ok? Non mi limiterò a tappare le buche in città, che senz'altro è importante, non sottolineo, senz'altro è importante, ma andiamo oltre. Da un punto di vista poi dello sport, sì, beh, il programma piscine penso che sia nel nostro programma, come sarà nel programma degli altri candidati sindaco, ci sarà una nuova palestra, senz'altro come infrastrutture a Vittorio Veneto, che io, sapete, con lo sport mi trovate a poco. Penso di aver lavorato tanto in questo settore, manca il tennis e ho già un progetto per creare anche delle strutture per chi pratica questo sport. C'è tanto da dire, c'è tanto da fare, e nei prossimi giorni presenteremo il programma, presenteremo la squadra e, come ha detto Tony, scarpe da ginnastica e correre, pedalare. Vi ringrazio tutti per la vostra presenza, che mi fa piacere, vi saluto e faccio anche gli auguri di buona Pasqua.